È in corso a Catania il 16° incontro nazionale di Emergency. Questa mattina a partire dalle 10 al Cinema Teatro Odeon, Storia e storie, guerra, immigrazione e cooperazione internazionale. Un appuntamento curato dal Field Operations Department di Emergency per conoscere e approfondire le attività dell'associazione in Italia, in Afghanistan e in Iraq. Insieme al fondatore di Emergency, Gino Strada, anche Mario Giro, viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, e il sindaco di Catania Enzo Bianco. L'incontro nazionale si chiuderà questa sera con Musica per Emergency. A partire dalle 20 in Piazza Università, uno spettacolo di strada con animazione, danza, pupi e marionette anticiperà il grande concerto condotto da Luca Barbarossa con Social Band, Lello Analfino e i Tinturia, Luca Madonia, Nina Zilli, Elodie, Rui Paci e Are Tusca. Le guerre ormai producono immediatamente fenomeni di sfollamento, fuga, sfollati o rifugiati. Credo sia la causa principale di questi fenomeni migratori così intensi di questo periodo. D'altra parte è normale, è sempre stato così, è stato così anche in Italia. Quando le città italiane venivano bombardate, le persone scappavano, si rifugiavano in campagna. Se si guarda da dove vengono la maggior parte dei rifugiati, i tre paesi sono la Siria, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, quindi tutti i paesi in guerra, tutti i paesi che hanno subito una guerra in molti casi, una guerra anche di aggressione, e i rifugiati da lì sono tantissimi. E questo pone a tutti gli altri paesi, in primis ovviamente all'Italia e alla Sicilia, perché si trova ad essere proprio il punto di sbarco più vicino. Speriamo che finiscano queste guerre e che la gente sia in condizioni di poter ritornare a casa propria, perché è quello che vogliono. Emergency ha un punto fondamentale: vuole sanità di eccellenza e gratuita. Io credo molto a questo, non bisogna dare gli scarti, per usare una parola che usa il Pontefice, all'Africa per esempio o ai paesi poveri, ma bisogna dare l'eccellenza del nostro sistema sanitario, e questo sicuramente deve essere gratuito, cioè esportare assieme alle nostre tecnologie anche il nostro modello sociale. Nell'occasione il sindaco Enzo Bianco ha reso noto che la metropolitana funzionerà fino a 12:30, annunciando anche che alcuni locali dell'ex mulino di Santa Lucia, che sarà presto affidato al comune, saranno donati ad Emergency per la realizzazione di un poliambulatorio. Catania in questo momento è diventata la capitale italiana del volontariato. Ci sono centinaia e centinaia di persone da ogni parte d'Italia, da ogni parte del mondo, di volontari meravigliosi che non dimenticano gli ultimi, che col sorriso sulle labbra si occupano di coloro i quali stanno nella condizione drammatica, coloro i quali stanno in paesi in cui c'è la guerra, coloro i quali scappano da dove c'è la guerra, da dove c'è la miseria. E Catania è diventata in questo momento il luogo in cui si discute generosamente di coloro i quali fanno veramente un volontariato straordinario. Grazie a Emergency per aver scelto Catania, per aver animato Catania di migliaia di persone con queste bellissime magliette rosse. Catania risponde. Ho deciso di dare loro, ad Emergency, i locali nel mulino di Santa Lucia, che sarà presto affidato al comune di Catania. Una parte di questi locali saranno destinati a ospitare un poliambulatorio proprio vicino al porto, in modo da soccorrere in modo adeguato anche coloro quali arrivano da condizioni drammatiche di salute, e a ospitare una sede per Emergency. E ho visto che questa cosa è molto piaciuta a Cecilia e a Gino Strada, e sono orgoglioso che Catania non si tiri indietro.